La CIA Calabria, presso il Centro Agroalimentare Fondazione Terina di Lamezia Terme, ha organizzato un incontro sulle opportunità che offre il nuovo piano di sviluppo rurale 2014-2020. Un incontro partecipato al quale hanno preso parte il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il consigliere regionale Mauro Dacri, il presidente di CIA Calabria Nicodemo Podella e il presidente nazionale della CIA Secondo Scanavino. Noi dobbiamo mettere in cammino un meccanismo, attivando anche il piano di sviluppo rurale, per dare reddito agli agricoltori, reddito a chi produce la materia prima. Oggi c'è squilibrio nella filiera, chi produce la materia prima non ha sufficiente reddito per continuare a rimanere sulla terra, investire e produrre. Quindi il rischio è di banalizzare anche le tante risorse del piano di sviluppo rurale se non si organizza la filiera in modo che tutti siano protagonisti. Il prossimo piano di sviluppo rurale, che permetterà di far arrivare circa 1 miliardo e 300 milioni di euro in Calabria, rappresenta per gli agricoltori della nostra regione l'ultima possibilità per far ripartire non solo il settore dell'agricoltura, ma anche l'intera economia calabrese. Noi intanto abbiamo organizzato questa manifestazione per coinvolgere gli agricoltori e far capire che cosa si sta facendo per questo PSR e poi che si sta facendo per l'agricoltura. Naturalmente noi oggi chiederemo al nostro presidente regionale di dare sempre più attenzione al settore agricolo perché è il settore trainante della nostra regione, anche della nostra nazione Italia. Vorremmo che si desse più importanza al comparto agricolo, a partire dal monitorare per bene, perché uno dei problemi fondamentali è che gli agricoltori non vedono riconosciuto, non vediamo, perché io sono un agricoltore, non vediamo riconosciuto il giusto prezzo ai nostri prodotti. Anzi, nella maggior parte dei casi è sempre sotto il prezzo di produzione. Dobbiamo invertire la rotta, dobbiamo invertire la piramide e cercare di arrivare alla formazione dei prezzi come giusto, dalla base per andare alla fine al consumatore. E dividere equamente quegli utili che ci sono, che già ci sono, visto i prezzi che i consumatori pagano sui banchi. Ci sono tanti di quei soldi da distribuire equamente e far sì che il settore sia agricolo che agroalimentare possa trainare l'economia del nostro paese e della nostra regione.